Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con lo spazio dedicato ad anime e manga. Oggi parliamo di un anime che ci porta in un futuro surreale e distopico, che potrebbe sembrare molto lontano, ma che, se ci pensiamo bene, poi tanto lontano potrebbe non essere. Oggi parliamo di Psycho Pass. Al momento io ho visto solo la prima stagione, ma mi è piaciuta così tanto che ho deciso di fare questo video senza aspettare di vedere anche le altre e i film che sono già usciti. La prima stagione è disponibile su Netflix e la terza su Amazon Prime Video. Il resto lo devo ancora recuperare. Bene! Cominciamo! In questo futuro prossimo, la tecnologia ha portato allo sviluppo di un sistema per cui è possibile monitorare lo stato mentale, le emozioni e perfino le inclinazioni delle persone. Questo sistema si chiama Sybil System e tramite lo Psycho Pass assegna un valore numerico a quello che viene definito l'indice di criminalità delle persone. Per capirci, quello che ti sale di brutto quando ti passano davanti alle casse del supermercato o quando il tuo ragazzo si mangia l'ultima crostatina al cioccolato senza dirti nulla. Il sistema analizza anche le attitudini e le potenzialità dei cittadini, restringendo in questo modo le possibilità di scelta del lavoro e della carriera che potranno intraprendere. Quindi basta avvocati che sono stati costretti dalla mamma a iscriversi a legge, ma purtroppo basta anche a quelli che magari non sono delle cime, ma che si sbattono così tanto da riuscire laddove nessuno lo credeva possibile. I cittadini sono quindi completamente in balia del Sybil System, sono privati della libertà di scelta sulla loro stessa vita, sono privati del libero arbitrio e vivono costantemente nella paura di veder salire il loro benedetto indice di criminalità. Sì, perché infatti se quei numerini salgono troppo, vengono immediatamente allertate le forze dell'ordine che procedono all'arresto preventivo. E non importa se tu sognavi soltanto di strappare gli occhi a quel tizio che non ti ha dato la precedenza, in galera ci finisci tu e non quel cornuto. È proprio in casi come questo che interviene la sezione anticrimine della pubblica sicurezza, una specie di sezione speciale della polizia composta da esecutori e ispettori. Gli esecutori sono tutti criminali latenti, cioè persone il cui coefficiente di criminalità è salito oltre il limite e che per questo vengono giudicati irrecuperabili. Questi poveracci possono decidere di marcire in galera oppure di diventare i cani da caccia degli ispettori, ovvero i poliziotti incaricati di far rispettare la legge dello Psycho Pass. Gli esecutori non sono praticamente neanche più considerati degli esseri umani e la loro vita è completamente in mano agli ispettori a cui vengono assegnati e che devono controllarli. Ma neppure alla polizia viene lasciato il libero arbitrio, infatti tutto viene deciso da delle pistole giganti dal nome un po' ridicolo, i Dominator. Il Dominator agisce in base al coefficiente di criminalità dell'individuo che si trova di fronte, quindi diventa completamente inutile contro chi ha un coefficiente basso, stordisce chi ne ha uno medio in modo che poi possa essere rieducato e uccide immediatamente chi ha un coefficiente oltre il limite. Insomma, giudice e carnefice, questo sistema non lascia nessuna scelta, nessuna possibilità di difendersi alle persone, nessuna possibile attenuante. Che ansia, eh? Passiamo ai personaggi. La protagonista è Akane Tsunemori, una giovane investigatrice al suo primo incarico, che si trova subito catapultata nel vivo dell'azione, trovandosi a dover gestire i suoi esecutori. Fra questi spicca Kogami, che una volta era un ispettore anche lui, ma che poi ha visto il suo coefficiente di criminalità salire troppo dopo la morte di un suo caro amico. Tramite gli occhi di Akane ci accorgiamo che il mondo, che inizialmente sembra perfettamente ordinato, in realtà non lo è affatto ed è anzi molto più incasinato di come appare. Il cattivo della storia è un tizio che si chiama Makishima e che sembra voler distruggere il Sybil System per ridare all'uomo la sua libertà e il libero arbitrio, ma lo fa con metodi non proprio belli, anzi il contrario. E così spesso ci si trova a cambiare punto di vista e ogni tanto si finisce a dubitare su chi possa avere ragione fra le varie fazioni in gioco, visto anche l'argomento così tanto in bilico sul filo della giustizia e dell'ordine. I personaggi sono belli e approfonditi e spesso tramite i loro dialoghi e i loro ragionamenti riusciamo a vedere il mondo in cui vivono proprio con i loro occhi.
In conclusione, come ho detto all'inizio, questo anime mi è piaciuto moltissimo e aspetto con ansia di vedere le altre stagioni. Alcuni si sono lamentati dei rimandi a Minority Report, ma a me non infastidiscono, anche perché Psychopass ne sviluppa il tema in maniera molto interessante e originale, puntando molto sui personaggi e sulla loro psicologia, ma anche sull'incertezza che tutta la storia genera nello spettatore. E voi cosa ne pensate? L'avete visto? Se sì, qual è il vostro personaggio preferito? Io credo che il mio sia proprio Kogami, mentre Akane mi risulta a volte un po' fastidiosa. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non rischiare di perdervi i prossimi video. A presto, ciao!